Ma che succede a Giulio Rinaldi? Da qualche tempo non lo si vede più sul ring. È stato malato, dicono. Pure a vederlo così non sembra un convalescente. Professor Urbani, allenatore e igienista, è implacabile. Con uno che è stato malato non ci si accanirebbe tanto, evidentemente. Giulio Rinaldi lascia fare pazientissimo. State un po' a vedere che cosa deve subire un pugile dietro le quinte. I ragazzi seguono gli esercizi con attenzione, ma anche con una certa diffidenza. Probabilmente pensano che se per diventare un duro è necessario affaticarsi in questo modo, è meglio scegliere la vita comoda. Il mestiere del pugile darà quattrini, d'accordo, ma uno che se ne fa dei quattrini se poi deve sottoporsi a queste cure periodiche? Però fatica anche l'altro, il professor Urbani. Ed è proprio ad Urbani che chiediamo quali motivi lo spingono a torturare così questo bravo giovanotto. Io seguo le direttive del professor Zappalà, il quale l'ha messo in queste condizioni dopo l'esperimento che ha avuto. Adesso Rinaldi si appresta a terminare questo ciclo con me e poi passerà con Luigi Proietti, che ne proseguirà la preparazione fino a portarlo al combattimento per il titolo europeo. Allora Rinaldi, non è vero quello che si dice in giro, e cioè che la sua è una malattia diplomatica che serve solo a far aumentare le quotazioni? Sì, in realtà non è una diplomazia di questa malattia che io ho. E veramente stavo male, perché dopo alcune visite sono stato controllato efficacemente dal professor Zappalà qui al Policlinico e mi ha riscontrato la malattia che avevo. In realtà adesso mi trovo molto bene. Si parla molto di De Piccoli nel mondo del pugilato, benché si tratti di un peso massimo, lei se la sentirebbe di incontrarlo? Beh, di una verità, io affronto qualsiasi avversario, essendo lui anche superiore di categoria, ma io essendo campione d'Europa dei medi massimi non temo nessuno, sia De Piccoli che Pinco Pallino, è il mio mestiere, insomma. De Piccoli, Pinco Pallino, Patterson, Liston, tutti. Dopo la tortura degli allenamenti, che volete che sia un pugno sul naso? Una sciocchezza, un gioco, un diversivo.